Buongiorno, mi chiamo Paolo Grassi, sono un compagno di Sinistra Classe Rivoluzione e sono qui per promuovere l'appello che come delegati e lavoratori abbiamo lanciato: i lavoratori non sono carne da macello. Un appello per fermare la produzione nelle fabbriche, fermare la produzione di beni non indispensabili a contrastare l'espansione del virus. Nelle nostre città. Credo che molti di voi sanno che nelle prossime ore, entro il fine settimana, la Regione Lombardia o il Governo nazionale inaspriranno ulteriormente le regole per la libera circolazione nei parchi, le passeggiate, queste cose qui. O anche, e forse questo è buono per i lavoratori degli alimentari, la riduzione dell'orario nei supermercati. Dopodiché però quello che non faranno è chiudere la produzione di quelle fabbriche che non sono necessarie per contrastare il virus. E questo è una cosa vergognosa, perché oggi sono tre i centri dove questo virus viene diffuso. Sono gli ospedali, i negozi alimentari e le fabbriche. Se i primi due sono indispensabili, il terzo non ha proprio senso che le fabbriche rimangano aperte e servono semplicemente per diffondere ulteriormente il virus. Gli operai di questo paese capiscono perfettamente che in questo momento vengono considerati carne da macello dai padroni. Confindustria Bergamo ha mandato in giro a fine febbraio un video per rassicurare gli investitori internazionali che a Bergamo tutto funziona bene e le fabbriche stanno macinando prodotti. Confindustria Lombardia, qualche giorno prima della firma del protocollo per la sicurezza sul lavoro, hanno fatto un dispositivo in cui dicono che le aziende devono rimanere aperte perché non si può interrompere la filiera del commercio internazionale. Ora, nel momento in cui tutti i paesi stanno adottando misure restrittive per contenere l'epidemia, l'unica cosa che si deve continuare a fare è andare a ammalarsi nelle fabbriche. Come dicevo, i lavoratori questo l'hanno capito e infatti settimana scorsa abbiamo visto molte fabbriche, grandi e piccole, da Fincantieri alla Leonardo, dalla Fiat, dallo sciopero spontaneo di Pomigliano, a tante anche medie e piccole aziende, i lavoratori fare 1 ora, 2 ore, 4 ore di sciopero. Abbiamo visto i lavoratori incrociare le braccia, stanchi e non più disponibili a dover servire i padroni in questo assurdo massacro. Ecco, purtroppo però il protocollo che è stato firmato da governo e sindacati lo scorso fine settimana è un protocollo che tradisce le aspettative dei lavoratori che volevano vedere chiuse tutte quelle produzioni non indispensabili per contrastare l'epidemia. Quel protocollo di fatto è un protocollo scritto da Confindustria, per quanto ne dicano i nostri cari dirigenti sindacali. In quel protocollo di fatto le aziende hanno una grande agibilità e soprattutto, la cosa ancora più importante, è che al di là delle cose che vengono scritte, che le misure che si dovrebbero fare, poi c'è la realtà quotidiana dentro le singole fabbriche, dove la realtà è che o i lavoratori hanno la forza per imporsi e costringere i padroni a prendere gli strumenti di sicurezza necessari, mascherine, gel, guanti, sanificazione dei locali, distanze di sicurezza, o se no si continua a lavorare esattamente come si è lavorato in questi mesi. Questo non è accettabile. E infatti sono continuati gli scioperi in tutta Italia, in tante fabbriche, fabbriche importanti, fabbriche meno importanti, fabbriche che si conosce, riconosciute a livello internazionale. La questione è che i lavoratori non vogliono ammalarsi inutilmente in nome del profitto. In molte aziende si stanno facendo degli scioperi per costringere le aziende a sanificare i locali, a garantire la distribuzione di mascherine, di guanti. Ma anche su questo ragioniamo un attimo. Ma lo sappiamo perché la maggior parte degli infermieri e dei medici che sono negli ospedali a curare, gli infettati si ammalano? Si ammalano perché non hanno gli strumenti adeguati per curare i pazienti e quindi si ammalano. Le statistiche dicono che si ammalano quasi il 10% tra medici e infermieri, il doppio
di quello che è successo in Cina, e questo proprio per la carenza degli strumenti che gli vengono messi a disposizione. E noi dobbiamo prendere parte delle risorse nazionali, mascherine e via dicendo, darle agli operai che devono produrre cose inutili, cose che possono benissimo essere prodotte tra 3 settimane, tra 1 mese, che non cambia assolutamente niente, anche perché il commercio a livello nazionale e internazionale sta crollando, sottraendo risorse importanti agli ospedali. Ecco, molti di questi scioperi sono scioperi per chiedere la sospensione del lavoro finché non finisce l'emergenza. In altri si stanno facendo scioperi per costringere il padronato ad applicare le misure di quel protocollo, quindi, come dire, un protocollo che di fatto non risolve i problemi dei lavoratori, perché poi alla fine sono i rapporti di forza all'interno delle aziende che li risolvono. Ora, però, la cosa importante è che questi scioperi adesso devono continuare ed estendersi, e è importante sottolineare che questo fenomeno non è più un fenomeno squisitamente italiano, ma man mano che questo virus si espande in Europa, anche negli altri paesi stanno iniziando le mobilitazioni dei lavoratori. L'esempio più eclatante che si è visto in giro è l'esempio della Mercedes, a Vittoria in Spagna, ma la lista delle fabbriche che si stanno mobilitando anche in Spagna, in Francia, in Germania, anche negli Stati Uniti, si allunga giorno dopo giorno, perché i lavoratori italiani, europei e a livello internazionale non vogliono, non devono e non possono ammalarsi in nome del profitto. Quello che succederà adesso è che assisteremo a uno stilicidio di lavoratori positivi di coronavirus nei luoghi di lavoro. Inutile dire che anche i 2 postini di Bergamo deceduti sono una vergogna di come questo sistema mette in condizioni i lavoratori di fare il proprio lavoro. Il problema è che poi, oltre a non mettere in condizioni, si persiste nel fare produzioni utili sicuramente nell'arco della nostra vita, ma inutili in questo momento di emergenza. Non può trovare nessuna parola di giustificazione. Ora, però, opporsi a questo scempio, deve vedere i lavoratori promuovere una lotta con un programma preciso. Per questo io credo che sia molto importante che, insieme alla fermata delle fabbriche che producono beni non indispensabili per contrastare il virus, vanno prese anche un'altra serie di misure, sicuramente la tutela degli infermieri, dei medici che sono negli ospedali, che come dicevo si ammalano a causa delle misure di sicurezza che gli danno insufficienti, l'assunzione non per 3 mesi, ma a tempo indeterminato di medici e infermieri che vengono oggi chiamati a soccorrere i propri colleghi che non ce la fanno più, o per prepararsi a una crescita ulteriore dell'emergenza. Ecco, fermare la produzione di beni non essenziali, però anche tutelare i lavoratori che invece devono continuare a lavorare perché fanno parte di quella catena essenziale per contrastare il virus. Quindi la logistica, i trasporti, gli alimentari, le aziende che producono materiale sanitario, e anche le aziende che producono le medicine per contrastare il virus. Tutelare i lavoratori di quei settori strategici per contrastare l'epidemia significa non solo dargli gli strumenti adeguati, che tra l'altro, appunto, strumenti adeguati a loro possono essere utilizzati quelli che andrebbero ai lavoratori che fanno beni inutili per contrastare il virus in questo momento, ma significa anche ridurre l'orario di lavoro, distribuire soltanto le merci veramente necessarie. Che senso ha che i corrieri devono andare a portare pacchi e pacchettini? Oggi devono portare medicine, viveri e poco altro, e soprattutto gli infermieri medici, che non sono messi in condizioni di poter lavorare nel modo veramente necessario per contrastare il virus senza ammalarsi. Allora, tutto questo impone che oggi i lavoratori riprendano la parola, perché è chiaro, governo, Confindustria, aziende non hanno nessuna intenzione di rivedere i loro piani. Ricordiamoci che soltanto a Milano
Ogni giorno, stando allo studio della Camera del Lavoro di Milano, si muovono 300.000 lavoratori che non fanno parte di quei settori strategici per contrastare il virus. Ecco, bisogna lottare. Io credo che l'appello che hanno fatto oggi CGIL, CISL e UIL Lombardia per fermare le aziende non strategiche sia ipocrita. Perché i nostri dirigenti sindacali non devono fare appelli, ma organizzare i lavoratori nei luoghi di lavoro e fermare la produzione, che è l'unico modo per far capire ai padroni, che bisogna, cambiare, direzione. Come, credo che aver firmato quel protocollo il 14 marzo sia stato un modo per scaricare sui lavoratori, sui delegati, il peso di dover risolvere l'emergenza sanitaria nei luoghi di lavoro. Ecco, io credo che il ruolo del sindacato deve essere quello di prendere in mano l'iniziativa e veramente organizzare lotte nei posti di lavoro, perché è l'unico modo per fermare questo stilicidio. Come però abbiamo visto settimana scorsa in questi giorni, alla fine, come sempre, soltanto quando i lavoratori prendono la parola con la forza, si mobilitano spontaneamente, senza aspettare il permesso di qualcuno, le cose si possono vedere che incominciano a cambiare. Nello stabilimento della Ferrari di Modena, grazie al duro lavoro dei delegati RLS e il sostegno dei lavoratori, i lavoratori sono riusciti a obbligare l'azienda, senza neanche scendere in sciopero, a chiudere per 15 giorni e avere la completa copertura salariale per tutti. Ecco, questo deve essere il nostro obiettivo, perché la crisi non la devono pagare i lavoratori. Quindi sostenete il nostro appello, dateci la mano a diffonderlo, cerchiamo di lottare, di conquistarci il diritto a poter sconfiggere questo virus, di cui non sono certo i lavoratori responsabili, ma che ha tagliato la sanità per 30 anni, senza far pagare la crisi ai lavoratori. Grazie.